Grazie. Anch'io vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori del convegno per il lavoro che hanno profuso e poi in particolare i professori Ciliberto e Altini per l'invito che mi ha fatto molto piacere, come sempre, venire a parlare alla Scuola Normale. Devo dire però che quando ho visto i nomi degli illustri colleghi filosofi politici della politica, soprattutto i titoli dei loro contributi, mi sono spaventato non poco. Dico, che cosa può, quale contributo può dare un povero storico, per cui uno storico prevalentemente modernista come me, a una discussione teorica. Quindi help, telefonato a Roberto Gronda, che giustamente è stato ricordato prima, e Gronda mi ha dato un'informazione, un consiglio molto utile di cui lo ringrazio. Mi dice che tra gli elementi ispiratori di questo convegno, oltre al Tocqueville che è già stato richiamato nella introduzione, c'era anche, e lui mi diceva soprattutto, il testo di John Dewey su individualismo vecchio e nuovo. E questo poteva essere un punto di abbrivio per la discussione. Io l'ho preso in parola e quindi ho cercato di vedere nel corso del pensiero moderno se ci fossero e quali fossero le premesse per la definizione di quello che Dewey definisce l'individualismo vecchio, e questo è un compito forse più facile, e eventualmente magari anche dei suggerimenti per un individualismo nuovo, e questo invece è apparso molto più problematico. E quindi cominciamo da Dewey, o Dewey come dicono gli americani. Alla base di individualismo vecchio e nuovo ci sono due assunti, a cui poi possiamo aggiungerne un terzo. Il primo assunto è che nella società americana si sta realizzando 1929, quando viene scritto questo libro, si sta rafforzando sempre più la tendenza all'associazionismo, alla corporization. Corporization da corporation, la società anonima per azioni, che viene considerata però come un modello non soltanto economico, finanziario, industriale, ma come il modello per qualsiasi forma di associazione. L'altra tendenza opposta è invece quella appunto individualistica, quella del vecchio individualismo, cioè di un individualismo nel quale l'individuo o il nucleo familiare si isolano dalla società, si contrappongono in qualche modo alla società e cercano di perseguire soltanto il proprio personale individuale arricchimento. Il terzo elemento aggiuntivo, il terzo assunto, è che in generale il mondo contemporaneo, soprattutto la società americana, è caratterizzata da un forte progresso scientifico-tecnologico che Dewey apprezza moltissimo. Siamo nel 29, quindi sono già forti le obiezioni antiscientifiche, antitecnologiche, soprattutto da parte della cultura europea. E ora, questo progresso scientifico-tecnologico ha una funzione rafforzatrice dei primi due punti, in un caso positivamente e in un altro caso negativamente, nel senso che ovviamente lo sviluppo tecnico, scientifico e tecnico promuove sempre più la tendenza associativa da un lato, ma dall'altro si presta anche a un uso, diciamo, un uso distorto da parte dell'individualismo vecchio, dell'individualismo malinteso, nel senso che conquiste della tecnica vengono sfruttate non per il beneficio comune, ma per appunto l'arricchimento personale. Salta agli occhi l'analogia di questa, a parte l'ultimo punto, l'analogia di questa interpretazione di Dewey con l'altro testo che è stato considerato un classico ispiratore
del convegno, cioè Tocqueville, la democrazia in America. Anche Tocqueville riconosce la compresenza nell'America di queste due tendenze: da un lato l'individualismo, siamo nella seconda parte, verso la seconda parte della seconda parte della democrazia in America, da un lato l'individualismo e dall'altra invece l'associazionismo, con una forte differenza però rispetto a Dewey. In Tocqueville l'origine di queste due tendenze è la stessa, cioè la democrazia, considerata sotto due aspetti diversi. Se consideriamo la democrazia come manifestazione di eguaglianza, si va verso l'individualismo, perché mentre la prospettiva aristocratica fa sì che l'individuo sia sempre legato a un gruppo sociale, sincronicamente, ma a volte addirittura diacronicamente, l'omologazione egualitaria, democratica, fa sì che gli individui si racchiudano ciascuno nel proprio guscio e tendano semplicemente alla ricerca del proprio benessere. Ma la stessa democrazia, se viene considerata invece non come sotto l'aspetto dell'eguaglianza, ma sotto l'aspetto dell'amore per la libertà, dello spirito di partecipazione, della ricerca del bene comune, sviluppa invece l'altra tendenza, quella associazionistica. E così diciamo che nella democrazia abbiamo insieme l'origine del male e l'antidoto del male, almeno nella società americana. Per una cosa. Ora, sì, la... nel caso di Dewey, diciamo all'europea, di Dewey l'analisi è meno ottimistica, nel senso che si tratta invece di due tendenze che sicuramente sono interconnesse, ma che hanno una sufficiente indipendenza perché la seconda non possa correggere la prima automaticamente. Quindi l'individualismo vecchio si sta rafforzando sempre di più, e se vogliamo trovare una nuova forma, un individualismo nuovo che sia più compatibile con la tendenza associazionistica, con la dimensione comunitaria, dobbiamo trovare degli strumenti nuovi. Ecco, c'è un problema che forse Tocqueville percepiva meno. Allora, che cosa si deve intendere per individualismo vecchio? Cioè, che cos'è l'individualismo vecchio che deve essere eliminato con una forma nuova? Lo dice chiaramente Dewey quando lo definisce con questa magnifica metafora. L'individualismo è l'individualismo vecchio, è qualche cosa di completo in se stesso, come una stanza e una casa o un cassetto e uno scrittoio, pieni di tesori che aspettano di essere elargiti al mondo. Ecco i due caratteri fondamentali dell'individualismo vecchio. Il primo, la separatezza. Il fatto che l'individuo si chiude nel suo guscio, l'individuo, il nucleo familiare, si chiudono nel loro guscio e si isolano dal contesto sociale. L'altro elemento è invece l'attività funzionale all'arricchimento, all'interno appunto di questa separatezza. Cioè, da un lato i cassetti, dall'altro i tesori. Allora, vediamo in quale misura il pensiero moderno può fornire già le categorie teoriche per giustificare questi due elementi, sia l'elemento della separatezza, sia l'elemento della corsa all'arricchimento. E cominciamo dalla separatezza dell'individuo, dei cassetti, insomma, usiamo questa metafora, cominciamo dai cassetti. Secondo me questo modello è già presente molto chiaramente in quello che possiamo dire l'individualismo giuridico del giusnaturalismo moderno, del quale vorrei sottolineare tre aspetti che vanno in questa direzione. Il primo aspetto è l'astrazione con cui viene definito l'individuo. L'individuo è individuo astratto, giustamente Hegel parla a proposito del giusnaturalismo di diritto astratto.
viene introdotta la nozione di persona giuridica, persona moralis, si diceva allora, no? Pufendorf dice: «Entia moralia, quae ad analogiam substantiarum concipiuntur, dicuntur persone morales». Allora, le persone giuridiche, cioè l'individuo, dal punto di vista del giusnaturalismo, non è una realtà vera, è soltanto, cioè, non è una substanza. È qualche cosa che viene considerato ad analogiam substantiarum, anche ad modum substantiae, ma non è una sostanza. Tant'è che può essere un individuo singolo, no? Persone morales simplices, oppure può essere un individuo collettivo, persone morales composite. Secondo punto, l'obiettivo di questa astrazione è quello di una costruzione razionale di un ordine giuridico che renda compatibile i vari cassetti, diciamo così. Ad ordinem aliquem conciliandum, dice Pufendorf, ma questo carattere sarà chiarito nel migliore dei modi al termine del processo giusnaturalistico da Kant. Il diritto è l'insieme delle condizioni per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio dell'altro secondo una legge universale della libertà. Abbiamo cioè un sistema di cassetti, cioè abbiamo un sistema di sfere giurisdizionali in cui ciascun individuo ha i propri diritti, i propri iura, di conseguenza le proprie obbligazioni nei confronti degli altri individui e viceversa. Questa condizione è espressa, secondo me, nel migliore dei modi, questo lo dico sempre, mi scuso se forse qualcuno l'ha già sentito, da Achenwald, no, quel giornalista che per sé non ha grande rilievo, ma è noto perché è il testo su cui Kant faceva le sue lezioni, che definisce l'essenza del giusnaturalismo con questa espressione sum naturale cuique. Ovviamente si riprende qui Ulpiano, no? Il sum cuique tribue, ma si aggiunge questo elemento del naturale. Il suo, che è di ciascuno, è definito dalla natura, cioè dalla ragione, diciamo. Ecco. Terzo punto, che è la cosa più importante, cosa ne consegue? Ne consegue un sistema statico in cui ciascuno deve stare al suo posto. L'azione che si realizza tra una giurisdizione e l'altra, tra un cassetto e l'altro, tra un individuo e l'altro, oltre a quella puramente negativa dell'attribuire a ciascuno il proprio, diventa qualcosa di negativo, diventa un'invasione, una usurpazione, diventa una lesione. Tant'è che questa azione di solito non è mai indicata col termine actio, di solito indicata col termine vis, forza, violenza, alla quale ovviamente è lecito contrapporre un'altra forza, violenza, per ricomporre l'ordine. Vis per vim, repellere licet. Il principio fondamentale quindi è il neminem lede, che ancora una volta viene da Ulpiano, cioè non rimanere ciascuno nei propri confini. E passiamo adesso invece all'altro aspetto, cioè ai tesori che vengono accumulati nelle stanze o nei cassetti. E qui il giusnaturalismo ci aiuta di meno, o solo in parte, sia perché il tema della proprietà, sul tema della proprietà i giusnaturalisti assumono posizioni molto diverse, cioè c'è chi l'ammette come una dimensione naturale, un passaggio naturale dalla res nullius alla proprietà, c'è chi invece dice no, la proprietà è soltanto una dimensione puramente convenzionale, che può derivare dal fatto che c'è già una proprietà comune naturale, come nel caso positiva, come nel caso di Grozio, o come nel caso di Pufendo, c'è almeno una proprietà comune potenziale nello stato di natura che serve come giustificazione della successiva individualizzazione della proprietà. Quindi qui le posizioni sono molto difformi. In ogni caso è vero che
sia che la proprietà sia riconosciuta, il diritto di proprietà sia riconosciuto naturalmente, sia che sia qualche cosa di soltanto convenzionale, alla proprietà si accede sempre soltanto attraverso quella prima occupatio, altro elemento che arriva dalla tradizione antica di Gaio di Ulpiano, che è un processo di individuazione, ovviamente, è un processo di passaggio da una condizione in cui o la proprietà non c'è o è comune a una condizione in cui la proprietà è individuale. Però i termini qui mi pare siano ancora molto generali e soprattutto non c'è quell'elemento di accrescimento, di tendenza ad accrescere la ricchezza, la proprietà, che abbiamo visto essere il secondo elemento del vecchio individualismo giuliano. Per fare questo bisogna aggiungere all'elemento della separatezza di cui abbiamo parlato prima un altro elemento che, ripeto, si intreccia col giusnaturalismo, ma non è solo proprio del giusnaturalismo, cioè l'elemento della coincidenza tra l'identità dell'individuo e la proprietà dell'individuo, intesa in primis come proprietà sulla propria persona, proprietà su se stessi. In questo modo ci avviamo verso un vero e proprio individualismo proprietario, o se vogliamo usare quell'espressione un po' esagerata di Mafferson, l'individualismo possessivo. Questa tendenza noi la vediamo già affermata chiaramente nell'ambiente dei livellatori. Cito un breve passo da Overton, da Arrow Against All Tyrants, del 1646. A ogni essere vivente è naturalmente data una proprietà individuale che nessuno ha il diritto di violare o usurpare. Qui abbiamo già l'elemento della separatezza. Poiché io sono io in virtù del mio essere proprietario di tale io. In caso contrario, non avendo un io, non sarei io. Identità tra essere e avere, fondata appunto sulla proprietà di se stessi, sulla distinzione però di se stessi e da tutto il resto. Nessuno ha potere sui miei diritti e sulle mie libertà e io non ho potere sui diritti e sulle libertà di nessuno. Torna l'elemento della separatezza. Questo elemento lo troviamo espresso poi in maniera ancora molto chiara due secoli dopo, una citazione da Thiers, Thiers prima della svolta conservatrice, Thiers della proprietà, 1848, mi considero un essere separato da tutto ciò che mi circonda, l'elemento della separatezza, distinto da tutto, sento che distingueremo in modo perfetto, no, scusate, scrivo così bene, sento di distinguermi in modo perfetto e non confondo la mia persona né con la terra che mi sostiene né con gli esseri più o meno simili che sono a me vicini. Mi distingo dunque da tutto il resto della creazione e sento di appartenermi. La prima delle mie proprietà sono io stesso. Vedete anche qui la convergenza da questi due elementi, quella della separatezza con la proprietà di se stessi. Ma ovviamente perché questo elemento della proprietà su se stessi avesse veramente effetto nella direzione che abbiamo detto, cioè dell'arricchimento, ci voleva qualcosa di più. E questo qualcosa di più, questo sviluppo, è quello che è stato fatto sul piano teorico, mi pare in maniera chiarissima, da Locke, che parte da questo presupposto, ma va oltre, perché si parte dalla proprietà della propria persona, per derivare da questo la proprietà del proprio corpo e del lavoro che il proprio corpo svolge, e, conclusione, la proprietà sugli elaborati di questo lavoro, che viene contrassegnato in maniera specifica. Sono cose notissime, quindi non mi fermo. Invece, vorrei soffermarmi un attimo sul fatto che, come tutti sanno, anche questo è noto, cioè cerco di dare una luce particolare a cose banali, mi scuso di questo. Come tutti sanno, Locke poi pone un limite al processo, alla definizione della ricchezza, e poi successivamente anche abolisce questo limite.
Il limite viene posto, ripeto, come tutti sanno, attraverso la capacità di lavoro e soprattutto attraverso la capacità di consumo. Io non posso raccogliere più prugne di quanto posso consumare, perché se ne raccolgo più prugne di quanto posso consumare, una parte delle prugne marcirà, deperirà. E io, e qui è il punto, in questo caso li sottraggo agli altri, cioè compio una lesio. Vedete come qui il processo di arricchimento si inserisce sempre in quel discorso sulla separatezza di cui abbiamo detto prima, cioè lo sviluppo può essere, all'arricchimento può essere, può andare soltanto fino al punto in cui non diventa lesio della giurisdizione del mio vicino. Tutti sappiamo poi che, però, che poi Locke toglie questo limite attraverso l'introduzione dello scambio, l'introduzione del denaro o comunque di una merce rara e non deperibile. È vero, qui si introduce lo scambio, per scambiare bisogna essere in due, quindi una minima dimensione sociale c'è. Però in realtà questa introduzione sociale serve, lo scambio, serve a Locke esclusivamente per poter togliere il limite individuale all'interno della cerchia della separatezza. Perché se io trasformo le prugne in denaro e quindi in qualche cosa che non è più deperibile, io ho diritto ad accumulare questo denaro indefinitivamente all'interno della mia giurisdizione senza provocare più nessuna lesio. Cioè non c'è nessuna attenzione qui alla dimensione, diciamo, del problema dell'allocazione dei beni, il problema della giustizia. Siamo in una prospettiva veramente di individualismo proprietario, di possessivo. C'è la giustificazione soltanto dell'arricchimento del singolo individuo chiuso nella sua individualità. A questo punto potremmo già dire, beh, abbiamo dimostrato che i presupposti teorici ci sono, però sono ancora presupposti teorici un po', come dire, un po' astratti. E così come negli ordinamenti giuridici la parte normativa diventa efficace soltanto quando c'è un dispositivo applicativo, anche qui dobbiamo ancora trovare un dispositivo applicativo, cioè un'altra forma di individualismo che renda proprio concrete queste premesse. E questo tipo di individualismo si sviluppa un po' dopo, quello potremmo dire, non so, un individualismo privatistico è brutto, non so, comunque l'individualismo per cui la sfera della separatezza di cui abbiamo parlato sinora viene a coincidere con la sfera del privato. L'esempio ovviamente che viene in mente tutti è Benjamin Constant. È notissimo, non sto a fermarmi su queste cose, la libertà che ci è propria deve essere costituita dal godimento pacifico dell'indipendenza privata. Sono cose notissime, non mi fermo, anche qui cerco però di sfruttare queste cose note mettendole a una luce un po' particolare, perché vorrei mostrare come questo aspetto, diciamo, questo individualismo privatistico sia strettamente connesso all'individualismo proprietario di cui abbiamo detto prima. Questo lo vediamo bene attraverso le osservazioni che Constant fa sul commercio. Non le osservazioni sul rapporto tra commercio e guerra, che sono le cose più note, che lui aveva già fatto, tra l'altro, nell'Esprit de Conquête sur l'usurpation, e che non erano niente di nuovo, basta leggere Montesquieu, ma sulle osservazioni che Constant fa sul rapporto tra commercio e indipendenza individuale. Il commercio è essenziale per l'indipendenza individuale, non solo perché consente di provvedere ai bisogni degli uomini senza l'intervento dello Stato, anche questo è abbastanza banale, ma per un'osservazione molto più puntuale, che in tempi nostri di evasione fiscale ci fa venire i brividi, no? Perché il commercio consente la fluidificazione della ricchezza attraverso la monetizzazione e quindi
la non controllabilità della ricchezza da parte dello Stato. No? Il commercio dà alla proprietà una qualità nuova, la circolazione. Senza circolazione la proprietà non è che usufrutto. L'autorità può sempre influire sull'usufrutto, può sempre limitare l'usufrutto, potendo privare del suo godimento, ma la circolazione pone un ostacolo invisibile e invincibile a questa azione del potere centrale. E questo è ovviamente ancora più chiaro quando si parla di denaro, cioè si parla del risultato di questa fluidificazione della proprietà attraverso il commercio. Qui c'è una vera e propria esaltazione da parte di Constant della possibilità di trasferire i capitali. No, dice, gli individui trasferiscono lontano i loro tesori, portano con sé tutti i godimenti della vita privata. E altra espressione che mi ha veramente colpito, il denaro si nasconde, o fugge. Tutte le operazioni dello Stato sono sospese. A questo individualismo politico si potrebbe aggiungere anche poi l'individualismo politico liberale, che è un rafforzamento di questo, cioè la difesa dell'individuo contro lo Stato, ma sono cose note e su cui non mi soffermo, anche perché in realtà, semmai questo lo lascio poi per una discussione, anche se è un tema che mi sta molto a cuore, nell'individualismo liberale ci sono anche delle componenti non contrarie alla conciliazione dell'individuo con la comunità. Ci sono delle rivalutazioni della specificità individuale che in realtà passano attraverso il riconoscimento della interrelazione tra gli individui. Basti pensare a Humboldt e alla ripresa anche di Humboldt in un contesto completamente diverso come quello utilitaristico da parte di John Stuart Mill. Ma ripeto, semmai ne parliamo. Allora, penso di avere ancora più o meno un quarto d'ora, no? Allora, se ci fermassimo qui avremmo soltanto la giustificazione dell'individualismo vecchio. Vediamo se c'è la possibilità di qualche spunto per qualche suggerimento verso l'individualismo nuovo. Ora, il primo passo da farsi in questa direzione è ovviamente quello di eliminare l'assunto fondamentale dell'individualismo vecchio che abbiamo visto qui teorizzato in tutti questi casi, cioè quello dell'elemento della separatezza dell'individuo. Arrivare quindi in qualche modo a concepire l'individuo come essenzialmente implicato in una relazione interindividuale, sociale, con gli altri individui, anche se conflittuale. Ora questo lo troviamo, secondo me, questo modello lo troviamo soprattutto in Hobbes. Anzi, Hobbes è l'unico, a mio modo di vedere, giusnaturalista che sottolinea questo aspetto. Prevedo un'obiezione, ma come? Grozio parla di societas naturalis, Pufendorf di homo deficiens, non c'è proprio... La socialità non è attiva, ma in qualche modo è passiva. L'uomo è un essere che ha bisogno degli altri per realizzarsi. Ecco, a me sembra che questo sia però in qualche modo un residuo di olismo pregiusnaturalistico o almeno di organicismo aristotelico-platonico, che in questi autori è parallelo all'impostazione giusnaturalistica, ma che non collima perfettamente col giusnaturalismo, con l'impostazione giusnaturalistica. Cioè, da un lato rimane l'impostazione giusnaturalistica del sistema dei cassetti, del sistema dell'individualità, e dall'altro c'è questa cosa. Tant'è che anche il passaggio dalla società di natura alla società civile si appoggia più sulla necessità appunto della collaborazione tra gli individui, su questo tendenziale organicismo residuale, più che sulla necessità invece di difendere
i diritti secondo il modello giusnaturalistico. Cioè abbiamo, secondo me, in questi autori una frattura tra un'antropologia ancora organicistica, comunque non individualistica, e un giusnaturalismo strettamente individualistico. Invece in Hobbes questa frattura assolutamente non c'è, perché in Hobbes l'elemento della interrelazionalità, della azione interindividuale tra gli individui, tra gli uomini, appartiene sia al momento antropologico, alla descrizione dell'uomo, sia al momento strettamente giusnaturalistico, cioè alla definizione del soggetto portatore di diritti naturali. Se noi consideriamo l'antropologia sensistica di Hobbes, vediamo subito che l'uomo è dominato da un processo di desiderio o di appetizione e avversione che porta a una dinamica infinita. Dinamica infinita non soltanto perché non c'è un fine ultimo, cioè non c'è un bene assoluto, non c'è un agathon a plus, ma soprattutto perché, e questo è l'elemento che ci interessa, Hobbes dice gli uomini cercano, cioè l'oggetto che viene ricercato in quei desideri non è ricercato per se stesso, ma è ricercato in funzione della comparazione con gli altri uomini, è ricercato in funzione dell'essere più forti, più potenti, rispetto agli altri uomini. E allora non basta mai. Se noi cercassimo soltanto la ricchezza per la soddisfazione dei nostri bisogni, a un certo punto potremmo fermarci. Ma se invece la ricerca della soddisfazione del desiderio è sempre in funzione della comparazione con qualcun altro, il processo entra una escalation che non ha praticamente fine. E difatti tutti i termini che Hobbes usa, no, per definire la condizione dell'uomo anche nello stato di natura sono termini relativi. Il potere o gli onori come segni del potere. Il potere ovviamente è qualche cosa che ha senso soltanto relativamente rispetto a qualcun altro. La gloria che poi è giusta consapevolezza del proprio potere, in contrapposizione alla vanagloria, che invece è un'errata consapevolezza di sé. Ma l'eguaglianza, Hobbes è forse l'unico che non definisce l'eguaglianza in termini di eguaglianza di diritti, ma eguaglianza di forze. Cioè l'eguaglianza è sempre data dalla contrapposizione con qualcun altro. E soprattutto, l'elemento più fortemente giusnaturalistico, l'eguaglianza, il diritto. Diritto definito come ius in omnia. Il diritto non è costituito da una serie di cose che definiscono una giurisdizione, che si colloca come un cassetto accanto agli altri cassetti, ma è necessariamente qualcosa che investe a tutto campo l'azione degli uomini, l'azione interindividuale degli uomini, o diritto su tutto. Tant'è che negli Elements troviamo quell'espressione che per me è esemplare: alter iure invadit, alter iure resistit. Questo è proprio la negazione del modello della separatezza, la negazione del modello dei cassetti. Qui l'interazione è continua e tutto avviene iure, tutto avviene per diritto naturale. In altri termini, il modello dell'individualità che emerge da Locke in contrapposizione a quel filone che abbiamo visto prima è l'elemento della competizione. L'individuo è essenzialmente un individuo competitivo. Per questo io trovo sempre esemplare, non cesso mai di leggerlo ai miei studenti, il passo degli elementi in cui Hobbes assimila la vita alla corsa, usa la metafora della corsa. Ecco, io non so, mi permetterei di leggere, soltanto perché è così bello, di leggere qualche cosa, non tutta perché è lunga, ma qualche cosa, in cui Hobbes spiega tutte le passioni e quindi le manifestazioni della vita dell'uomo in termini di competizione.
intendo una corsa con gli altri. Al guardare gli altri che stanno indietro corrisponde la gloria, nel senso che abbiamo detto prima. Al perdere terreno per guardarsi indietro, la vana gloria. All'avere fiato, la speranza. All'essere affaticato, la disperazione. Allo sforzarsi di superare chi sta immediatamente davanti, l'emulazione. Al soppiantare o far cadere, l'invidia. Al vedere sorpassato uno che non avremmo voluto, la compassione. Al vedere uno che non avremmo voluto sorpassare gli altri, l'indignazione. All'essere superato continuamente, l'infelicità. Al superare continuamente quelli davanti, la felicità. E soprattutto all'abbandonare la pista, la morte. Se non c'è competizione, non c'è più vita. Ora, secondo me, Hobbes pone il problema nei termini più moderni, ma anche più contemporanei. Cioè l'individuo è questo, l'individuo è innanzitutto individuo competitivo. A questo punto nasce il problema, ovviamente, di come questa competizione possa non essere distruttiva. Cioè nasce il problema dell'individualismo nuovo, cioè di un individualismo che sfrutti la propria energia non soltanto in funzione competitiva, non soltanto in funzione egoistica, ma in funzione di una dimensione anche societaria. Non so se avevo tempo di accennare, Hobbes dice poco su questo, ma io penso che l'intero pensiero moderno dica poco su questo, riesca a dire poco su questo. Allora, in gran parte perché il problema è illuso. Il problema è illuso. Il problema è illuso perché anche gli autori che più si rifanno a Hobbes nel recuperare la dimensione competitiva dell'uomo, soprattutto attraverso la passione dell'orgoglio e dell'egoismo, poi modificano questa passione in maniera tale da renderla in qualche modo compatibile in un contesto totalizzante. L'esempio più chiaro è Menville. Qui Mauro Simonazzi ha fatto un ottimo studio, ha mostrato questa cosa molto bene. Come si parta da una posizione tipicamente hobbesiana, cioè l'orgoglio, l'uomo è caratterizzato dall'orgoglio inteso come elemento di contrapposizione, di competizione, e poi come progressivamente questo orgoglio si trasformi nel self-liking, cioè sempre un orgoglio che però è il voler essere apprezzato dagli altri, e quindi si traduce una forma di orgoglio che è compatibile con l'interazione con gli altri, e anziché avere una forza dirompente viene ad avere una forza aggregante. Rileggendo questo scopo, appunto, Menville ha trovato questa nella seconda parte della favola delle api questa espressione che mi era assolutamente sfuggita: ogni individuo è un piccolo mondo chiuso in se stesso. Si torna al modello della separatezza: ogni individuo è un piccolo mondo chiuso in se stesso, e tutte le creature cercano, per quanto possono permettergli l'intelligenza e le altre capacità, di pervenire alla felicità, cioè di pervenire a un tranquillo godimento. E questo è il fine di ogni sforzo e l'unico scopo dell'esistenza. Cioè si parte dalla competizione per arrivare alla composizione degli interessi, in qualche modo, in un sistema di compatibilità. Questa stessa cosa, anzi questo processo ovviamente viene sviluppato, completato da Adam Smith, che poi anche lui parte dalla valorizzazione del self-love per poi portarlo, anche questo, a una dimensione di vanità, nel senso di ricercare la stima e l'approvazione degli altri, molto simile a quella di Menville, tanto che questo stesso atteggiamento viene apprezzato dall'uomo interiore, dallo spettatore imparziale. Ci sono però anche altre forme di illusione. Lascio da parte quelle più crasse, più evidenti, cioè il fatto che
non so, in Menville ci sono passioni contrastanti che poi trovano in qualche modo una ricomposizione attraverso una sorta di eterogenesi dei fini, o anche certi aspetti dell'Adam Smith economista, ecco, insomma, tutti conosciamo l'armonia, la mano invisibile, eccetera, l'armonia che si viene a creare, eccetera. Capisco che qui c'è il problema dell'Adam Smith problem, la corrispondenza tra l'economista, Adam Smith economista e Adam Smith moralista. Mi sembra che, cioè, la tendenza adesso è quella di farli convergere. Io non sono tanto convinto di queste cose, ma non entro su questo problema, in questo problema. Ma c'è soprattutto, così mi avvio alla conclusione, c'è soprattutto un ulteriore elemento di elusione del problema, che è forse quello che mi sta più a cuore, che è rappresentato dalle etiche della simpatia, per cui si presuppone come dato di fatto un sentimento che traduce la potenziale concorrenza in un'armonica convergenza. Si pretende di rimanere sul piano descrittivo, ecco, escludendo la prospettiva normativa, la prospettiva dell'O2B, o meglio, la prospettiva normativa deve essere ricavata dalla stessa descrizione della natura dell'uomo, lo stesso sfruttamento, correzione della dimensione simpatetica dell'uomo. Ecco, giustamente l'amico Le Caldano, commentando il concetto di spettatore imparziale in Smith, dice: a volte viene accostato con la tesi della posizione originaria di Rawls, ma non ha niente a che fare, non ha niente a che fare, perché posizione originaria in Rawls è una dimensione normativa che viene dalla ragione, mentre lo spettatore imparziale di Adam Smith è una dimensione fattuale, è un sentimento che è un dato di fatto. Poi lui difende ovviamente Eugenio questa posizione, come quella di Hume, eccetera. Io non sono d'accordo con questa cosa, però sono d'accordo sulla contrapposizione, sulla differenza tra le due posizioni. Cioè, senza una dimensione normativa che ponga un criterio di regolazione della competizione, della competitività dell'individuo, mi pare che non si possa uscire da, non si possa dare una formulazione valida al problema. Ora, è mia impressione che il pensiero moderno possa fare poco in questa direzione. Quello che ha cercato di fare, l'ha cercato di fare soprattutto in chiave politica, ma se facciamo una breve disamina delle soluzioni che sono state date, vediamo che una vera soluzione non è stata trovata. Hobbes ovviamente reprime semplicemente l'elemento della conflittualità individuale, sottraendo il valore dell'individuo, negando il valore dell'individuo. Locke difende sicuramente, al contrario, l'individualità, però, come abbiamo visto, a scapito di una dimensione più fortemente comunitaria. Rousseau risolve la cosa con una riconduzione dell'io individuale all'io collettivo, che tra l'altro lui stesso dice ormai non è più praticabile, il modello del il contratto sociale è puramente teorico e poi di fatti passa ad altri modelli non politici, e Kant, che pure, ecco, Kant sarebbe l'autore che partendo da Hobbes dice cerca di valorizzare la tendenza antagonistica
se viene in qualche modo costretta all'interno della gabbia della società civile. Ecco, il naturale antagonismo, no? Insocievole socievolezza va benissimo se viene ingabbiata nella struttura della società civile. Questo andrebbe benissimo, però poi la soluzione che Kant dà, e anche questo mi pare abbastanza povera, cioè si tratta di una sorta di russoianesimo indebolito, con tra l'altro una concezione della sovranità. Abbiamo fatto proprio su questo un seminario qui alla Normale un mese o due mesi fa, con una concezione della sovranità che è ridotta a sovranità ipotetica, a sovranità popolare, a sovranità ipotetica. Tutti sanno che invece Kant dà molti suggerimenti per quanto riguarda uno sviluppo ulteriore del suo pensiero, anche in questo senso, sul piano morale, di questo parleranno altri colleghi, ma si tratta appunto di una prospettiva puramente incoativa, così come sono puramente incoative, secondo me, per il momento, i suggerimenti che vengono non più sul piano politico, dalle prime forme di utilitarismo, soprattutto l'utilitarismo di John Stuart Mill, ma sono appunto soltanto degli accenni. In conclusione, se il pensiero classico elabora effettivamente le categorie necessarie e sufficienti per spiegare l'individualismo vecchio di Dewey, io ho qualche dubbio che fornisca dei suggerimenti validi, anche se sa impostare il problema soprattutto attraverso Hobbes, dia dei suggerimenti validi per trovare una qualche forma di individualismo nuovo, cioè di individualismo collaborativo. Del resto, chiudo con questa battuta, tutti sappiamo che Tocqueville, parlando di individualismo, usando questo termine, ricorda che è un termine nuovo. Dice, fino all'altro ieri parlavamo di egoismo. Ecco, e quindi questo vuol dire forse anche che l'individualismo, il termine nuovo, individualismo, si portava dietro tutta la tradizione dell'individualismo vecchio, cioè la tradizione dell'egoismo, ma aveva ancora sicuramente qualche difficoltà a svilupparsi in una forma, direi, postmoderna, che consentisse una concezione più comunitaria della stessa individualità. Grazie. Professor Ciliberto, come avevano sia Beltram che appunto lo stesso Ciliberto avevano detto all'inizio della... No, ma possiamo magari fare un po' di discussione, magari? Mi sembra che fosse finale la discussione, no? Forse prima di parlare in teaseri, da quel che era previsto. Siccome c'era anche un piccolo coffee break, se non mi sbaglio, era alle 11, quindi non so se vogliamo magari... Sottraggo. Sì. Appunto, dicevo, il professor Ciliberto si è dovuto assentare per le questioni appunto degli organi relativi della Scuola Normale, quindi lo sostituisco io in questa gestione di questa seconda metà della mattina. Vediamo allora appunto se eventualmente ci sono degli interventi, altrimenti naturalmente possiamo rimandare tutto alla discussione successiva. Tutta la discussione Ma io direi così si possono Benissimo. Intrecciare le Perfetto. Cose. Perfetto, allora c'è un piccolo break di 10 minuti e poi iniziamo di nuovo con la relazione di Darren Tisery.